Da un lato la festa, dall'altro il saluto. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese ha celebrato la ricorrenza della patrona Santa Barbara con una cerimonia che si è svolta presso la chiesa Colbe. Un momento iniziato con la messa, officiata da Monsignor Panighetti, che ha ricordato il grande cuore che gli operatori mettono nel loro lavoro quotidiano. C'è stato spazio poi per le premiazioni, con la consegna delle onorificenze al personale dei Vigili del Fuoco, tra croci di anzianità e diplomi di lodevole servizio. Ma la festa è stata anche l'occasione per un saluto, quello al comandante provinciale Antonio Albanese, che dopo 5 anni lascia Varese con direzione Perugia. Sono sentimenti di tristezza perché in questi 5 anni, più di 5 anni che sono stato qui nella provincia di Varese, ho sentito e sento di fare parte di questo territorio. Quindi è come se lasciassi oramai casa mia. C'è entusiasmo per andare ad assumere un nuovo incarico, quindi cominciare una nuova attività. Però voglio sperare che questo non sia un addio per quanto riguarda la provincia di Varese, ma un arrivederci. Come omaggio per il comandante uscente, la consegna di alcune targhe da parte dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e del Comando Provinciale di Varese. A salutarlo anche le autorità. Ci siamo tutti riconoscenti per l'opera che ha svolto in questo territorio provinciale. Io personalmente ho avuto modo di apprezzare le sue eccellenti qualità umane e professionali in tantissime occasioni. In questi anni sicuramente abbiamo, per quanto ci riguarda come provincia, come delegato alla protezione civile, porto anche il pensiero dei volontari della struttura provinciale. Abbiamo trovato un amico, una persona che comunque ci ha supportato, ci ha dato, come diceva il suo eccellenza il prefetto, uno stimolo sicuramente nel migliorare.